Il quarto turno del campionato di eccellenza al San Rocco di Stornale vede il derby tra la Real City, padrona di casa, e il Ortanova, due formazioni a caccia del primo successo stagionale. Direzione di gara affidata al signor Luca Schifone della sezione arbitrale di Taranto, assistenti Nero e Fiore della sezione arbitrale di Barletta. Grande cordice di pubblico, grande entusiasmo per questo derby, con il calcio d'avvio per la formazione ospite a rendersi pericolosi, però sono subito i padroni di casa con questa conclusione alta sulla traversa. A rendersi pericolosi sono anche gli ospiti con la conclusione di Cormio, facile per l'Antonio Zetta. Poi ancora Real City con questo cross in mezzo che favorisce l'incursione di Thomas Perchaud, e ancora in rete il francese, il centravanti della scuderia di David Munar, mette dentro il gol del vantaggio approfittando di un'incertezza della retroguardia ortese. Poi è David Pozzo Zengaro con questa conclusione ad incrociare che si spegne sul fondo, l'ex della partita. Ancora anche l'Ortanova con la conclusione del neo arrivato Lomuscio, pallone sul fondo. Poi è sempre l'Ortanova con questo pallone in mezzo, il cross di Cormio per la testa di Lomuscio che all'esordio trova il gol dell'1-1 e la prima marcatura per il numero 7, figlio dell'ex tecnico dello Sporting Ordona e proprio della Real City, che festeggia il gol del pari. Lo rivediamo qui nel rallenti. Poi ancora l'Ortanova sulla scia dell'entusiasmo, ancora con Lomuscio, para Lanzetta. È sempre l'Ortanova con Cormio che serve ancora Lomuscio, il pallone in mezzo libera la retroguardia della Real City che deve ancora contrastare le offensive della formazione di mister Palmieri. Qui la traversa colpita dall'Ortanova con Garcia all'inserimento, rivediamo qui il pallone sembra essere entrato in porta, proteste, poi anche due legni per la formazione ortese nella stessa azione. Poi ancora Ortanova, ancora con Bentos che serve in mezzo Lomuscio, il tiro di incrociare si spegne sul fondo. Ancora Real City che ci prova dalla distanza con la conclusione sul fondo da parte di Romanazzo, e ancora la formazione di mister Lopolito con la girata di La Cerenza, pallone sulla traversa. Finisce il primo tempo ricco di emozioni con il risultato di 1-1. La ripresa si apre con questo pallone servito in avanti per Cormio che viene steso in aria ed è il calcio di rigore, non ha dubbi il direttore di gara, il giallo per Lanzetta, l'inserimento di Cormio che favorisce il penalty. Dal dischetto si presenta Bentos Vasquez che realizza il gol del vantaggio dell'Ortanova al quinto minuto della ripresa. Gli applausi per la formazione ortese. Poi è David Pozzo Zengaro, si supera capossele, devia il pallone e ancora Ortanova, questo inserimento da parte di Bentos che trova il gol del 3-1, la doppietta per l'attaccante uruguaiano, la terza marcatura in campionato, la quinta stagionale tra Coppa e Campionato. Rivediamo qui la conclusione del numero 9 che beffa Lanzetta, e ancora Ortanova, ancora con Lomuscio che prova a rendersi pericoloso, libera poi la retroguardia della Real City. Ancora Ortanova, pallone in mezzo con il gol di Lomuscio, si alza però la bandierina dell'assistente ed è posizione regolare per l'ex Foggia. Poi ancora la Real City con la conclusione alta sulla traversa, sempre la formazione di casa con Viola, pallone alto di poco. Finisce la partita di Bentos dentro Stancanelli per la formazione di mister Costanzo Palmieri, e ancora l'Ortanova pericoloso con questa progressione da parte di Stancanelli che se ne va in porta, ancora il numero 19, la conclusione devia Lanzetta in angolo. Sempre Ortanova con la conclusione dalla distanza di Barbuti, facile per Lanzetta. Poi minuti finali con la Real City a caccia del gol che potrebbe riaprire la partita, batti e ribatti con Perez che trova la deviazione e trova il gol della speranza a 3 minuti dal termine, parapiglia per il pallone intercettato da Capossele che prova a perdere qualche minuto, se la prendono i giocatori della Real City che provano a velocizzare le azioni di recupero, ma non c'è più tempo perché finisce la partita con la vittoria dell'Ortanova che conquista una vittoria che mancava da circa un anno. Tra lo stop Covid e la ripresa di campionato, gli ortesi non vincevano proprio dall'ultimo derby giocato contro la Real City nella gara dello scorso anno. La Real City invece deve ancora una volta rinviare l'appuntamento con i tre punti, ci riproverà la formazione verde-azzurra nel nuovo derby che giocherà domenica prossima contro il Manfredonia. Per l'Ortanova invece ci sarà il Borgorosso Molfetta, ancora una volta uno scontro diretto per centrare l'obiettivo della salvezza.